Data astrale 2021. Money, Bitcoin e criptovalute. Soldi, ultima frontiera. Allora, radio, raccontiamoci, soldi, ultima frontiera, eccoci qua con Luca, oggi a parlare di Bitcoin, di monete, di criptovalute. Parliamo, una notizia, Luca, ti do una notizia, perché Luca non è qui in Luca, Italia, è qui in Italia, dov'è? A Tenerife, ma qui... Buongiorno ragazzi, sì, a Tenerife, Isole Canarie, qua si sta bene, fa un bel caldo. Fa un bel caldo anche qua in Italia. Un po' più umidino, comunque, okay. Poi potremmo fare un cambio anche di zanzare, no? Dopo, per scambiarsi. Sì, potrebbe essere, zanzare qui pochissime, devo dire. Ah, beh, allora te le portiamo. Criptovalute oggi, la notizia. Notizia, Regione Lazio, il sito della Regione Lazio è stato hackerato e viene chiesto un riscatto in Bitcoin. Eccoci qua. Mentre parlavi, stavo pensando, bisogna anche già tradurre questa notizia, perché cosa vuol dire è stato hackerato? Vuol dire che i computer sono stati presi di mira da un esterno che ha bloccato poi le prenotazioni dei vaccini. E ha chiesto, per liberare questi vaccini, un riscatto in Bitcoin. Quindi Bitcoin oggi è dappertutto. Esattamente, sì, vabbè, a parte che l'hackeraggio del sito di uno dei siti governativi non è la prima volta che succede. Da quando c'è un sito c'è un hackeraggio, cioè comunque nascono in contemporanea. Però sì, ovvio, vabbè, abbiamo preso proprio l'esempio, diciamo, forse meno... come si può dire, meno pulito, no? Per dare l'idea sempre di associazione a un Bitcoin usato solo per scopi non leciti. Vabbè, questa è l'idea. Però, di quanto sia ormai diffuso, cioè, quindi perché è invece un modo per chiedere comunque è una moneta che viene considerata adesso, in realtà è molto più diffusa di prima. Questa era un po' la nostra idea. Assolutamente sì, cioè vuol dire oggi come oggi grossi gruppi aziendali hanno la possibilità di fare ingenti investimenti proprio con le criptovalute. Quindi avrete sicuramente sentito che il buon Elon Musk ha comprato 1,5 miliardi di Bitcoin con la sua azienda Tesla, o piuttosto che adesso anche SpaceX, sempre la sua azienda, è entrata con capitali in Bitcoin, ma non solo, anche gruppi propri di investimento come potrebbe essere BlackRock, come potrebbe essere Grayscale, che sono veramente gruppi molto grossi con grossi capitali, che adesso o lo stesso JP Morgan, non so se avete sentito, JP Morgan è uno dei più grossi gruppi di investimento, che tempo addietro diceva no, assolutamente le criptovalute sono un buco nero, una truffa, ha cambiato magicamente idea e offre ai suoi clienti uno dei primi servizi bancari negli USA per investitori. Quindi il trend sta cambiando molto. Quindi è una realtà oggi con cui bisogna avere a che fare, in un modo o nell'altro, sapendo sempre dei rischi che ci sono intorno al mondo finanziario, ma i rischi del mondo finanziario riguardano tutto il mondo finanziario, no? Adesso insieme, quando io faccio un investimento anche in una società per azioni, qualsiasi, anche in un fondo a lungo termine, insomma, non c'è nessuna garanzia di avere un capitale, non abbiamo nemmeno i nostri capitali in banca, no. Nostri soldi depositati in banca che vengono garantiti, perché potrebbe esserci domani non diciamolo ai banchieri, perché potrebbero dire che non è vero. Potrebbero dire che non è vero, ma sì, la storia ci ha insegnato poche volte. Possiamo dire che è raro, diciamo che si fa di tutto poi per tutelare comunque i risparmi di tutti, quindi non c'è niente di allarmistico. Però è vero che ed è vero che più si fanno circolare, invece più aumenta il rischio. Più, diciamo, sono statici. Guarda, io credo fermamente che le persone in genere, quindi la massa, insomma, tutti noi, alcuni di noi magari lo hanno percepito, altri gli risulta qualcosa di astratto. Ma basti solo pensare che la banca è un business, cioè la banca è un negozio d'abbigliamento. Semplicemente che il negozio d'abbigliamento vende vestiti, la banca vende soldi,
non cambia assolutamente nulla. Quindi tante volte noi pensiamo nella banca in qualcosa che la banca, ma la banca fa soldi con i soldi. Quindi non è che alla banca, allora la banca non fallisce, Non no. è una cassaforte dove i nostri Fallisce soldi anche non la sono. banca, cioè nel senso, voglio dire, non è più la banca che esisteva negli anni, centinaia di anni fa, dove c'erano i romani che depositavano le monete da mettere in una cassaforte per poi andare dall'altra parte dell'oceano e trovare qualcuno che gli desse, cioè nel senso, non è quello. Avevano sì, dei lascia passare di valute, era un modo per Esatto, cambiare la non è moneta, ma più. sono falliti anche molti regnanti, oppure hanno fatto la guerra per non fallire. Questa però è la storia, diciamo, del mondo, proprio perché avevano debiti con le banche, dai re di Francia all'Inghilterra, a tante storie, ai nostri piccoli ducati di casa nostra. Ma veniamo al Bitcoin adesso. Come funziona? Pratichiamolo, come funziona? Pratichiamolo. Cioè, facciamo la signora che vuole, la famosa casalinga che c'era una volta di Voghera, accede, oggi ci sono tra l'altro dei Sta siti, no? casalinga di Delle Voghera è piattaforme. famosissima, è Ma molto io non lo so, conosciuta. la conoscete voi? Boh. E vai, Il vai. casalingo di Voghera, non Allora, so. facciamo il casalingo di Tortona, che è Casalingo di Tortona, mi piace. Che arriva e dice: vorrei investire in Bitcoin. Cosa deve fare? Ci sono delle piattaforme oggi, oltre delle singole monete. Oggi la cosa diversa, secondo me, è proprio queste piattaforme che mettono insieme, che danno la possibilità di prendere e di avere diverse monete, che sono una specie di, come si può dire, di club. Come le definiresti queste? Allora, diciamo, facciamo una piccola premessina, no? Il tema è che se un po' di anni fa, noi sappiamo, abbiamo detto l'altra volta che Bitcoin esiste dal 2009, oggi ci sono nel mercato circa 7500 criptovalute diverse, quindi Bitcoin comanda il mercato, è la moneta principe, per adesso ancora non è stata spodestata da nessuno, però ne sono nate tantissime altre. E soprattutto voglio ricordare che per quanto riguarda le cripto, una moneta come Bitcoin è principalmente una moneta speculativa. Quindi una moneta che io compro e rivendo come se fosse un'azione della borsa di qualsiasi azienda, no? Quindi mi compro il Nasdaq e lo rivendo quando è aumentato di valore. Questo per creare un delta di valore e trarre del profitto, guadagnare. Quindi Bitcoin era nato con l'idea di poter sostituire i soldi nel mondo, però ormai è diventato 99% speculativo. Non c'è più la possibilità che questo Bitcoin diventi realmente una moneta di scambio per poter vivere nel mondo. Ci sono altre monete che hanno questo progetto ed è sicuramente più indicato magari una stable coin. Che cos'è una stable coin? È una coin che non varia nel suo prezzo. Quindi prendiamo per esempio una delle più grandi monete nel mondo, è il Tether, si chiama USDT, è una moneta che rimane sempre un dollaro. Quindi io posso cambiare tutti i miei euro in Tether e avere sempre esattamente lo stesso valore, quindi non rischiare né di perdere né di guadagnare, rimane sempre lì. E questo potrebbe essere una soluzione per chi vuole introdursi nel mondo delle cripto senza il pericolo che il suo capitale si veda scendere il suo capitale perché scende il valore della moneta. Quindi io posso comunque essere possessore di una criptovaluta, ma senza perdere o guadagnare. E poi ne esistono tante altre che sono principalmente fondamento di business, di aziende con dei principi ben precisi che vogliono raggiungere, con delle soluzioni nel mercato che vogliono portare. Quindi sono proprio, dobbiamo immaginare le cripto esattamente come se fossero azioni di aziende, ok? Così almeno ci suona più facile da intendere. Come posso entrare in possesso di queste criptovalute? Fino a un po' di tempo fa bisognava essere un pochettino più esperti nel web, quindi bisognava magari conoscere, come dicevi tu prima, il deep web, entrare, comprare, fare, disfare. Adesso diciamo, sta diventando di massa, diciamo così, sta diventando alla portata di tutti e anche del casalingo di Tortona,
che se vuole si collega al suo bell'internet da casa sua, cerca comprare Bitcoin o cerca voglio comprare Bitcoin e vengono fuori una serie di contenuti dove si possono comprare Bitcoin. Ci tengo a dire che bisogna sempre stare molto attenti perché ancora oggi comunque, come hai detto prima, già dato che ci sono quelli che hackerano il sito del governo per chiedere riscatto in Bitcoin, c'è anche chi si mette nel mercato proponendo e offrendo compra Bitcoin da me che io ti do quelli più buoni degli altri, ma non ci sono Bitcoin più buoni o meno buoni, sono tutti uguali, bisogna solo sapere dove comprarli. Io in merito voglio segnalare due o tre piattaforme sul quale posso metterci la mano sul fuoco, dove chiunque di noi può comprare i Bitcoin, tenerseli o qualsiasi altra moneta e essere, diciamo, sicuro al 99,9%, perché poi non c'è sempre una percentuale, che non gli spariranno i suoi soldi. Quindi, per esempio, una piattaforma è Binance, si scrive Binance. Questa piattaforma è una piattaforma enorme, è la più grande piattaforma. Immaginate come si può immaginare come se fosse la borsa di tutto il mondo, ok? La borsa più grande delle azioni che esiste, invece che essere in azioni, è in criptovalute. Quindi io posso registrarmi con i miei documenti, perché ovviamente per la legge della MLD5, ora tutte le piattaforme che emettono wallet digitali devono richiedere assolutamente il know your customer, devono sapere chi è il loro cliente per poter, diciamo, ovviare la legge dell'antiriciclaggio. Quindi questo non vuol dire che io compro un Bitcoin e tutto il mondo sa che ho comprato un Bitcoin. Lo sa il fornitore del servizio, sa che io ho un Bitcoin nel mio wallet digitale. Questo a che cosa Il mio serve? portafoglio, adesso faccio la traduzione per il casalingo di Tortona, il wallet digitale, cara casalinga di Sì, dimmi. Piacenza, è il tuo portafoglio, cioè quello dove vengono inseriti, come se fosse finanziario, inseriresti i titoli, inseriresti oppure delle valute, il dollaro piuttosto che lo yen, qui Mio inserisci delle criptovalute, borsellino, il tuo delle borsellino, monete. delle monete, Esatto, il tuo borsellino digitale, sì, esatto. Esatto. Che poi non si distacca molto dal nostro conto bancario di oggi, se ce lo immaginiamo, perché comunque il nostro conto bancario di oggi, la banca ti dice che quanto meno ti vede, più è contento, più lavori da casa e più è contento. Quindi siamo già nel mondo digitale, anche con l'euro ormai, no? Però giustamente siamo abituati a tirar fuori il nostro portafoglietto e contare i contanti, e questo ci rende psicologicamente più sicuri del fatto, ma i soldi li tocchi. E Sì, no, ma io quindi stavo traducendo proprio, tra l'altro, perché questi termini vengono usati proprio per rendere quello che è il termine reale, Sì, viene e usato anche per. l'identificarsi, come dici te, qualcuno lo ha già fatto, è come quando uno praticamente ha un gestore telefonico, lo fa Mi sul suo scrivo. computer, mi iscrivo, quindi non è niente di più, cioè, anzi, è Esatto, la cosa esatto. corretta da fare per la privacy e tante cose, giusto? Esatto, quindi una volta che ti sei registrato su queste piattaforme, ho citato Binance, ma potrei dire crypto.com, potrei dire Huobi, potrei dire Bittrex, potrei dire ce ne sono tante, che sono principalmente piattaforme di scambio. Ok? Quindi la funzione principale che fanno queste piattaforme è dare la possibilità al cliente di comprare e vendere criptovalute in totale sicurezza. Quindi, in buona sostanza, sei all'interno di una piattaforma dove tutti i giorni milioni di persone comprano e vendono criptovalute, e quindi tu puoi entrare in possesso delle criptovalute e comprarle, venderle, farne quello che vuoi, e ci sono addirittura persone che ne vivono di trading. Quindi, prima i trader vivevano con scambio l'euro col dollaro, scambio le materie Pronti conto prime. termine, Il questa è una cosa. petrolio, lo zucchero, il caffè, lo compro, lo vendo, faccio quello che devo fare. Oggi si può fare anche con le cripto. È un mercato molto più volatile, ok? Quindi ci sono potenzialità di guadagni molto più alti, come anche perdite molto più alte, ok? Però giustamente per arrivare al focus, uno dice sì, ok, io me le compro, me le vendo, ma poi per tornare all'euro, Cosa devo fare? Come come funziona? cacchio Per faccio? Cioè, chi è poi che mi compra? spenderle,
Quando questo casalingo di Voghera va al supermercato, dice: ho qui, Ho mi le mie porta il cripto, telefono portami con un wallet. l'applicazione, ho qui il wallet dentro Qui nel vuole, telefono. Ci cioè, faccio. ti posso pagare la Posso spesa? mangiare il pollo? Perché. Esatto. Allora, sì, oggi diciamo che è molto più semplice arrivare a questo processo. Perché? Perché proprio aziende si sono messe in gioco offrendo servizi di questo tipo. Quindi, diciamo, immaginiamo la banca, ok? Che da domani ti chiama e ti dice: buongiorno, cari Radio Raccontiamoci, da domani il vostro conto di Radio Raccontiamoci potrà contenere anche Bitcoin. Che cosa succederà da quel momento? Che nel momento in cui tu vorrai comprare Bitcoin, la banca ti darà la possibilità di comprarlo direttamente da loro, ovviamente attraverso un sistema di commissioni e quant'altro, e poi rivenderlo per avere euro. Perché? Perché all'interno del tuo conto bancario tu potrai avere sia Bitcoin che euro e scambiare viceversa i due. Oggi ci sono aziende che fanno solo e esclusivamente questo, quindi magari aziende che emettono carte di debito, ok? Quindi tu hai una carta fisica, ce l'hai, la puoi toccare, la tua carta di credito. Collegata a un'applicazione del telefono, quindi con il tuo conto, che a tutti gli effetti è un conto bancario, quindi è come aprirsi, non so, ING Direct, mi viene in mente. Un banking. Esatto, no, ING Direct è l'assicurazione. Ah, scusa, Aspetta, è vero, chi è la banca? Conto Conto arancio, Arancio, forse. forse. Bravo, bravo, Conto Arancio. Conto Arancio è una banca online, cioè non Non ha esiste sportelli lo reali. sportello, salve, buongiorno, no. Tutto online. La stessa cosa lì, quindi tu hai questa bella aziendina che ha messo su una banca però che tratta anche le cripto e ti permette di aprirti il tuo conticino presso, che ne so, per esempio, ne cito una per dire perché è una di quelle più utilizzate, che potrebbe essere Wirex, W-I-R-E-X, dove tu ti registri, ordini la tua bella carticina, una volta che ti arriva a casa la tua carta. A quel punto tu potrai depositare all'interno di questa carta euro, bitcoin, altre criptovalute e tenerle lì, esattamente come se fosse un wallet digitale, un portafoglio digitale. E andare a fare la spesa con la tua Esatto, carta e andare a fare la spesa con la tua carta. pagare il pollo e Nel portarlo a casa pollo. dal supermercato. Esatto. Quindi Ecco, diciamo questa. il flusso di utilizzo che potrebbe essere facile. O per esempio anche con la stessa Binance ha la sua carta di credito, nel momento in cui io mi registro su Binance, compro Bitcoin e me lo tengo sul wallet digitale di Binance, quando faccio il flusso d'ordine e mi arriva la carta a casa, io avrò una carta di credito collegata con il mio conto di Binance che preleverà fondi trasmutandoli in euro nel momento in cui io spenderò in giro al supermercato, dal panettiere, dal parrucchiere o da chi altro. Quindi usciamo dalla logica del fatto che Bitcoin, ma Bitcoin non lo accetta nessuno, come faccio a spenderlo? Non è più così, cioè non è più devo trovare l'esercente che è disposto ad accettare Bitcoin per poter fare questa transazione. No. Perché? Perché ovviamente questi enti hanno deciso di bypassare questo problema, dato che il problema grosso di tanti business, di tante situazioni, come non so se a Milano mi ricordo ci sono tanti che proponevano circuiti di carte sconti, circuiti di non so, tante cose, no? Si inventano business di ogni sistema. Però il grosso problema qual è? È raccogliere esercenti che aderiscano a questa iniziativa. E non è tanto vendere magari una tessera sconti o qualsiasi altra cosa, quella magari l'utente la compra, ma poi ti dice: sì, ma dov'è Dove la che la uso? Sì. utilizzo? Cioè, chi è che accetta questa roba qua, questa moneta o questo talloncino? Questo è quello il grosso problema. E quindi a monte queste aziende, queste strutture hanno detto: no, ma facciamo una cosa, bypassiamo il sistema, cioè non facciamo che sia i bar sport di Giampiero a dover accettare i bitcoin per poter dire ai suoi Certo. clienti adesso potete pagare con i bitcoin. Facciamo che direttamente gli diamo uno strumento che possa comprare e vendere bitcoin nel momento stesso anche in cui sta pagando il caffè. E Ok, questo è quello quindi che avviene. abbiamo capito che si può investire
su queste monete, con una parte di rischio che ci sono comunque delle piattaforme più affidabili di Certo. altre, e poi che possiamo tradurre questa Tradurre. moneta, come avere un traduttore simultaneo in lingua corrente, ovvero in denaro poi Utilizzando spendibile. una carta come siamo abituati esattamente con le nostre Sì, carte. quindi non è più un denaro che rimane soltanto per uso internet, quello che, da cui era Certo. nato, quindi da di web era passato poi ad altri acquisti, ma sempre soltanto all'interno di un mercato chiuso, ma diventa un denaro che fa parte di un mercato aperto, che è il mercato reale. E ci sono delle altre cose, però, che sono quei gruppi, come io so che tu fai parte di un gruppo, cioè, o Una comunque community, di una insomma. community, che si mettono insieme e gestiscono un po' questo denaro. Perché prima hai detto una cosa parlando di un tipo di coin che ha un tasso fisso, no? Quello dollaro su dollaro. Adesso non mi viene il nome della moneta che hai citato. Però lì, diciamo, Tether, Tether. l'utilità, vabbè, potrebbe essere nel tempo voglio fissare delle cose, ma solitamente chi vuole investire cerca un guadagno, perché che muove tutto, come sempre, il guadagno. Cioè, per avere una moneta che mi sta tanto di moneta, me la complico di meno, me lo tengo in tasca e boh, cioè, mi tengo il mio materasso. Ma chi esce i soldi dal materasso è perché vuole riempire un altro materasso, Esatto. solitamente, no? Quindi si cerca, ecco, di investire. E il fatto di creare anche delle community di investimento può essere psicologicamente anche utile, Sì, magari per più rafforzarsi, rassicurante. può essere rassicurante, o in qualche modo è uno scambio anche di sapere, no? Attraverso i partecipanti a questa community. O forse anche un aiuto per moltiplicare il proprio guadagno, insomma, per aiutarsi anche in tal senso. Allora, diciamo che di community, di gruppi, ce ne sono svariati ora nel mondo che puntano a fare qualsiasi cosa, quindi mi viene in mente qualche gruppo un po' più vecchio che puntava a fare una moneta proprietaria di una community dove tutti potevano comprare quella moneta e diventare, diciamo, una moneta di un gruppo che però aveva sempre lo scoglio finale del chi accetterà poi questa moneta, ok? E quindi ce ne sono stati svariati nel tempo, ce ne saranno ancora e oggi ne abbiamo alcuni. Premesso il fatto che ovviamente bisogna sempre stare molto attenti a quello che sono, diciamo, le truffe, per così dire. Perché una cosa, facciamo bene distinzione, una cosa è comprare un Bitcoin. Quindi io sono una persona che ha messo da parte un bel po' di soldi e quindi voglio investire i miei soldini in qualcosa. Vado su una piattaforma, mi registro, compro il Bitcoin e me lo tengo lì. E questo è imprescindibile. Prima di tutto posso farlo da solo e secondo luogo non è che, oh mio Dio, ho comprato 30.000 euro di Bitcoin, adesso mi sparisce. No, sta lì. Cioè non te lo ruba nessuno, è tuo, ok? Poi potrai guadagnare o perdere in funzione del fatto che il valore di Bitcoin sale o scende, ma quello è il rischio del gioco che stai facendo come investitore. Però voglio che le persone che stanno ascoltando capiscano che non è più una cosa che ti può sparire perché non la tocchi o perché non sai chi ce l'ha. No, 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 oggi è tutto tracciato, quindi tu sei registrato su delle piattaforme col tuo nome, cognome, l'azienda ti emette un contratto dove tu hai firmato digitalmente, ovviamente, le condizioni di tutto quello che è, e tu sei ufficialmente un correntista, ok? Ma di Bitcoin. Quindi quello non te lo può toccare nessuno. Però ci sono anche delle persone che magari dicono: sì, ma io non sono capace di fare quelle robe lì, perché non Ah, so dove sì. mettere le mani, non so come si fa, io non ho neanche mio nipote che mi aiuta, non ho mio fratello che ne sa meno di me perché fa l'idraulico, non ci capisce niente. Quindi ci sono delle community, ci sono dei gruppi che per amplificare, per aumentare il portafoglio clienti, hanno scelto un sistema semplice per poter cominciare a mettere il naso in questo mondo. E quindi, in questo caso, per esempio, tu puoi semplicemente, appoggiandoti alle persone che ci sono all'interno di questa community, effettuare dei bonifici in euro per poter entrare all'interno di questo modello di business. Ed è un modello di business che potenzialmente ti dà una stabilità, quindi un qualcosa che lavora su una moneta stabile. Quindi, come dicevamo prima, una moneta che non varia il suo prezzo giorno per giorno,
e che ti dà fondamentalmente la possibilità di depositare i tuoi piccoli risparmi e avere un po', per capirci, quel prodotto che sembra dalle sembianze bancarie, che tu depositi un tot e ti dà una percentuale di interessi tutti i giorni, ok? Con la differenza che però viene fatto tutto esclusivamente in criptovaluta. Quindi tu fai questo piccolo deposito, acquisisci un prodotto specifico che genera questo piccolo interesse e tu giorno per giorno puoi prelevare questo interesse pagato da questa azienda. Questi sistemi a che cosa servono? Servono principalmente per aumentare il parco clienti che utilizza le criptovalute. Perché? Perché oggi considera che noi siamo quasi 8 miliardi ormai, no? Su questo pianeta. Io ero rimasto a 7, sono andato a vedere. Siamo cresciuti, ma facciamo, oggi facciamo anche più la svelta perché è esponenziale il numero. Beh, certo, certo, più andiamo avanti più cresciamo di più nello stesso in meno tempo. Esatto. Su quasi 8 miliardi di persone, io credo che il mondo delle cripto non si discosti di più di 500 milioni di persone. Okay. Quindi ancora una piccolissima parte. Tra l'altro stavo pensando, mentre parlavi, è stato lo stesso procedimento storico in cui anche le banche avevano questa esigenza di, diciamo, prendere la possibilità di spesa delle persone, tradurla in soldi, in deposito, e rilasciavano una volta degli interessi, cosa che oggi non avviene più perché siamo tutti comunque, cioè, non hanno più interesse a dare interessi, perché dobbiamo usare la banca. Comunque oggi il denaro contante tende a sparire, comunque tenderà al di fuori di qualsiasi spinta, non spinta, cioè sono delle evoluzioni che sono quelle, e tenderà, per me, a confondersi e entrare, insomma, a far parte di quello che è il denaro ancora più elettronico, che è il Bitcoin. Lì sarà soltanto un'idea di valute, come oggi c'è lo yen, come oggi ci sono, diciamo, certo, le altre valute, ma il sistema è quello. E quindi logicamente invece queste piattaforme danno qualcosa, riconoscono qualcosa, perché hanno bisogno invece del cliente. Esatto, per aumentare, esatto, diciamo, di numero. Non è niente di più di una strategia commerciale. Io, esatto, sono azienda e facciamo l'esempio più pratico per il casalingo di Tortona, di modo che si capisca, no? Perché la casalinga ha già capito, il casalingo meno. Perché le donne sono sempre avanti per quello. Diciamo che io sono un'azienda che vende, non so, aspetta che trovo l'esempio facile. Vendo, che so, facciamo l'esempio proprio per l'uomo, no? Vendo bulloni, ok? Benissimo. Allora, io sono un'azienda che vende bulloni, però c'ho gli uomini che non comprano sti cacchi di bulloni. Perché? Perché non sanno cosa farci. Benissimo. Allora io, azienda, per vendere più bulloni, che cosa faccio? Costruisco un sistema che dice al casalingo di Tortona: caro casalingo di Tortona, dato che non sai cosa sono i bulloni e non li compri, io ti invito a partecipare con noi a un gruppo dove ti spiego che cosa facciamo con i bulloni, perché magari scopri che facciamo delle cose talmente interessanti che poi comprerai i bulloni. Quindi io sono disposto come azienda ad investire sull'istruirti a che cosa servono i bulloni, perché domani tu sarai il cliente che dirà: oh, comprate i bulloni perché servono per questo, 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 quell'altro, io non lo sapevo, ok? Quindi spero di aver fatto un esempio semplice. Penso di sì, e dimmi se sbaglio, aggiungerei anche una cosa in più: queste aziende, diciamo, che cercano di venderti i bulloni e ti dicono anche: poi con questi bulloni all'interno del mio mercato vai al mio spaccio aziendale, puoi comprarci anche i salami, perché noi facciamo anche i salami, perché noi abbiamo fatto un accordo con quella ditta lì che vende i salami, e quindi mi dai 3 bulloni e ti do un salame, esatto, cioè, e ti cambio il rapporto, quindi, e crea un altro mercato, esatto. Quindi se vogliamo proprio portarlo nell'utilizzo, diciamo che l'azienda dei bulloni, nel mentre che sta facendo questo gruppo di istruzione, si fonde con tutte le aziende che fanno tante altre cose. Quindi l'azienda di bulloni si sposa con quello che fa il pane, con quello che vende l'acqua, con quello, per entrare proprio nel pratico della sopravvivenza, di quello che abbiamo bisogno. E quindi quando tu cominci ad utilizzare questi bulloni,
Esattamente come hai detto tu, l'azienda ti dice: ehi, guarda che però questi bulloni tu li puoi anche usare per fare tante altre cose, non è che ti servono solo per costruire qualcosa. Nell'eventualità, se hai bisogno di comprare il pane perché devi mangiare mentre stai lavorando, vai coi bulloni che potrai comprarti il pane. E quindi qui entriamo in un meccanismo che porta all'utilizzo quotidiano di queste criptovalute. Noi nel nostro gruppo abbiamo, diciamo, uno dei più grossi gruppi del mondo che ci sono in questo momento, che stanno facendo proprio questa azione. Quindi hanno la sola intenzione di aumentare il loro pacchetto clienti, offrendo la possibilità di entrare a far parte di questo mondo e cominciare a capirci, dando un piccolo interesse. Non vi svelo tutto, perché è giusto È che giusto, no, qualunque fermiamoci. persona che abbia interesse possa chiedere informazioni a voi, possa chiedere informazioni a me o quello che sia, e da lì gli diamo la possibilità di conoscere questa opportunità. È un'opportunità che si presenta già da quasi più di un anno e mezzo. Sono aziende, in questo caso, che lavorano con situazioni australiane e cinesi e che danno la possibilità di fare quello che abbiamo appena detto. Trasformare Ok? bulloni e avere qualche bullone indietro per queste Esatto. Esatto. comunità E di. poterlo spendere per altro, quindi E ricordiamo assolutamente. sempre che è un modo per accedere a questo mondo finanziario che, ricordiamo, è rischioso, comunque Certo. non è fatiscente, nel senso dietro la moneta elettronica. Una volta avevamo paura anche della banca, ma è come se aveva paura anche a depositare. Questo mi prende i Certo. soldi, me li mette dove? Ma le banche ragionano proprio sul fattore monetario, cioè i soldi li inventano, no? C'è un moltiplicatore finanziario per fare in modo che quei soldi che entrano diventino altri soldi. I soldi hanno questa capacità, proprio, sono stati inventati proprio per girare, hanno proprio questa capacità, se no non esisterebbe la finanza in genere. E quindi adesso c'è anche questa finanza che è un po' più elettronica, che Sì. però non è soltanto, sta uscendo dalla parte profonda del web, non serve solo per comprare cose in internet, serve poi per investimento e per avere un ritorno reale anche di questo investimento, con tutti Esatto. i rischi del caso. Se volete saperne di più su queste community, noi poi vi metteremo in contatto con Potete, Luca. esatto, scriverci a info@radioraccontiamoci.net. Noi siamo in contatto con Luca, con cui possiamo poi mettervi a sua volta in contatto. Insomma, forse una community per la casalinga e il casalingo è una cosa più rassicurante. E magari se hanno una curiosità, perché no? Forse è il modo per entrare, È per importante in questo conoscere e mondo denso informarsi. di informazioni continuare, invece a volte viene voglia di dire non mi informo più di niente, invece bisogna riuscire a continuare a informarsi e a scegliere anche le fonti delle informazioni da cui Esatto, a andiamo darsi a delle prendere. opportunità alla fine, no, Luca? Cioè, poi uno Esatto, deve vederci soprattutto un'opportunità. io per chiudere questa intervista di oggi ci tengo a dire a tutti quelli che ci ascoltano che non bisogna mai stare lontano dalle cose nuove, bisogna sempre cercare di andarci il più vicino possibile, perché se no facciamo la fine, dobbiamo dare un peso. Che peso hanno le criptovalute nel mondo? Oggi le criptovalute hanno lo stesso peso di quando è arrivato internet. Che cosa è successo 20 anni fa quando è arrivato internet? Un po' di più. Che chi non si è adeguato è andato a finire male. Chi non si è aggiornato, quindi le aziende che non si sono digitalizzate, che non sono andate su internet e quant'altro, sono sparite perché non si sono messe a passo coi tempi. Oggi le criptovalute hanno lo stesso peso di quando è arrivato internet. Quindi chi oggi, in questi anni, non prende confidenza col mondo delle cripto, non entra a far parte di questo mondo, molto probabilmente avrà problemi seri nei prossimi anni. Quindi è questo il momento in cui devono cominciare ad informarsi, perché senza andare tanto lontano. Esistono, vi invito a cercare una sigla che è CBDC, ok? Como, Bologna, Domodossola, Como, che è l'euro digitale in buona sostanza. Quindi i governi di tutto il mondo stanno lavorando per rendere l'euro, il dollaro, lo yen, tutte le monete che noi conosciamo oggi, fiat, criptovalute. Con Quindi la differenza questo. Certo. Che una CBDC è una criptovaluta centralizzata. Quindi abbiamo un ente che emette quella moneta, che sia digitale o cartacea, però è sempre la stessa cosa. Se
passeremo dall'euro normale all'euro digitale, non cambierà assolutamente niente, cambierà semplicemente che dal ceppo centrale la BCE potrà controllare tutto con un cervellone solo, non avrà neanche più bisogno delle filiali, scompariranno le filiali così come le conosciamo oggi. Mondo cripto invece decentralizzato, non esiste un ente che detiene il Bitcoin, no, il Bitcoin lo deteniamo tutti e ne facciamo il mercato, è molto diverso. Però questo era per dare un'idea alle persone che ci stanno ascoltando che non è un mondo astratto, è un mondo reale e sta diventando sempre più palpabile, e questa pandemia ne ha dato, diciamo, la evidenza finale che si arriva per cominciare a fare questo percorso. Quindi, nonostante tutto, facciamoci un'idea di un futuro possibile, diamoci delle opportunità, certo. Non fermiamoci, perché in questo momento è anche difficile pensare a un futuro, ma ci sono cose che arriveranno comunque, proviamo a prendere il treno. Yes. Questa è un po' l'idea. Quindi grazie a Luca, poi andremo avanti con questo. Saluti da Tenerife, da Piacenza a Tenerife. E se volete informazioni, info@radioraccontiamoci.net. Domande, dubbi, qualsiasi. Quindi, così poi le rivolgiamo anche a Luca. Magari se ci vogliono fare delle domande, esatto, al prossimo appuntamento rispondiamo. Esatto. Perfetto. Grazie, ciao Luca. Grazie a voi. Ciao ciao. Data astrale 2021. Money, Bitcoin e criptovalute. Soldi, ultima frontiera. I viaggi di Luca durante la sua missione diretta all'esplorazione di nuovi mercati, alla ricerca di altre forme di investimento, dai Bitcoin alle criptovalute, fino ad arrivare là dove nessun uomo era giunto prima.